Buonasera, eccoci qua, siamo in diretta Total Body e stiamo per cominciare il nostro allenamento. Manca un minuto, per cui preparate il vostro tappetino e i pesetti, ovviamente se riuscite da 2 kg o 3 kg se già usate quelli da 2 kg da un po' di tempo, sempre cerchiamo di utilizzarli sempre con gradualità, ok? Mai passare da 1 kg a 3 kg, ma cerchiamo di abituare la muscolatura e le articolazioni soprattutto a sorreggere un determinato carico. Ok, preparatevi, preparate una bottiglietta per bere durante la pausa, preparatevi nella vostra sala fitness, poi vedrò chi c'è. Intanto andiamo a riscaldarci per bene e per affrontare il nostro lavoro. Ecco Ilaria, ciao Ila, poi non so se c'è qualcun altro. Ok, andiamo ad attivare il nostro timer e cominciamo. Via, vai con la marcia destra, passa, posto un po' il faretto un po' più verso di me. Ok, vai, marcia destra, cerchiamo di controllare sempre il nostro cuore, quindi addome e glutei sempre attivi. Apriamo bene le spalle e guardiamo avanti. Ancora 8 7 6, solleviamo i piedi da terra, 4 3 2 1, apri e chiudo, destra sinistra, facciamo dei passi grandi, vai, vai, ancora, cominciamo a muovere tutto il nostro corpo, ancora, 8, 7, 6, andiamo al ritmo, sentiamolo, 4, 3, 2, 1, e incrocio avanti, vai. Tocca solo con il pallone a terra, ancora, 4, 3, 2, 1, tocco la caviglia, vado, vado con il piede in alto verso l'interno del corpo, mi scaldo le mie anche, 3, 2, 1, adesso qua, vai. Braccio avanti, ancora, 4, 3, 2, 1, tutte e due le braccia, vai, su e giù, non perdere la velocità, e coordina braccia e gambe, 4, 3, 2, 1, su le braccia, vai, destra, sinistra, energia, 4, 3, 2, 1, tutte e due le braccia, su e giù, vai, vai, veloci, 4, 3, 2, 1, vai, circonduzione indietro, disegna due grandi cerchi, 4, 3, 2, 1, tutte e due le braccia, indietro, lasciale andare, riscalda bene le spalle, ancora, 4, 3, 2, 1, vai con le gambe, dietro, tallone al gluteo, piega bene la gamba, ok, 4, 3, 2, 2 tempi adesso, destra, sinistra, destra, sinistra, 4, 3, 2, solo gamba destra, vai, 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 questo è il movimento che devi fare, 4, 3, 2, 1, cambio, basta,
ruotare i piedi e cominciare con l'altra gamba. 4, 3, basta, 2, 1, ginocchio su, ruoto un pochino il busto, vai, 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 ancora 4, 3, solleva bene le ginocchia e facciamo due tempi, destra e sinistra, vai, vai, 4, 3, 2, 1, solo gamba destra, guarda il movimento delle braccia che cambia, vai, 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 ancora, 4, 3, 2, 1, e cambio di lato, vai, sul ginocchio verso il petto, 4, 3, 2, 1, gamba laterale, su, su, vai in abduzione, 4, 3, 2, 1, slancio indietro, vai, questo, cerca di controllare la zona lombare, non spanciare, 3, 2, doppio tempo squat, 1, 2, 3 e 4, cerca di spingere il bacino indietro e mantieni le spalle frontali, vai, 8 singoli, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, corsetta o marcia, chi non può correre deve marciare, intanto muove le braccia, 4, 3, 2, 1, braccia avanti qua, apro, chiudo, riscaldiamoci bene, 3, 2, 1, e marcio, divarico le gambe, sulle braccia allungo la schiena e piano piano vado giù a toccare il pavimento e rimani, solleva il braccio destro e guarda la mano e cambia dall'altra parte, apri bene la spalla, ruota i piedi a destra, molleggia, su e giù, vai, 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 ancora, 4, 3, 2, e 1, distendi tutte e due le gambe e rimani. Vedete che il piede resta avanti e a terra. 3. Vado su, movimento del tallone e delle braccia. Salgono e scendono. Vai. Allungati in alto il più possibile. 3. 2. 1. Prendi la caviglia sinistra. Unisci le ginocchia e porta il ginocchio un po' indietro, 4, 3, 2, piano piano vado dall'altra parte e molleggio, vai, guardate che il piede sinistro è davanti al ginocchio, mai indietro, 4, 3, 2, cambio di schiena e gambe, 2, quattro, tre, piano piano salgo, due, mi preparo per il tallone, su e giù, vai, i piedi sono dritti e devo avvertire una leggera tensione ai muscoli del polpaccio, tre, due,
1, vai a prendere la caviglia destra, unisci le ginocchia e poi tira, vedete, tira la gamba un po' indietro. 4, 3, 2 e da qui mani sulle cosce, inarca e arrotonda la schiena. Apri bene le spalle, guarda avanti e poi chiudi. 4, 3, 2, 1, ruota i polsi, vai con le spalle, vai, vai, destra, sinistra, spingi verso il basso, 4, 3, 2, 1, rimani a destra e guarda indietro, 4, 3, 2, 1, cambio dall'altra parte, 4, 3, 2, 1, ritorno al centro e chiudo, ok, io mi spoglierei perché fa veramente caldo adesso, aprite le finestre, abbassiamo la musica, saluto anche Barbara e andiamo con il nostro circuito, andiamo a prendere i pesetti e cominciamo dal primo esercizio, dallo squat, il nostro squat preferito. Quindi posizione dello squat, apriamo bene le spalle, da qui scendiamo con i pesetti verso le caviglie e poi saliamo in alzata laterale. Pronti? Via! Vai! Su! Cerchiamo di seguire il ritmo, scendo e salgo. Ok, le spalle sono aperte, cerco di spingere il bacino indietro e quando salgo con le braccia cerco di non attivare la schiena ma di attivare l'addome per ovviamente tutelare la schiena. Vai, i gomiti sono sempre leggermente piegati, vai, op, giù, op, giù, op, giù. Respira, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, recupera. E adesso andiamo con gli affondi laterali, quindi divaricate le gambe, punte avanti, pesetti qui, destra, su, sinistra, su, destra, su, sinistra, vai. Cerca di caricare bene la gamba dietro e cerca di mantenere anche qui l'addome attivo, ok? Non far lavorare la schiena, ma attiva bene l'addome quando risali in alzata frontale delle braccia. Vai, vai, spingi il bacino indietro, senti il carico sui glutei e sui femorali, vai, vai, solo 10 secondi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, ok, andiamo adesso di nuovo con il nostro squat, come prima, ci posizioniamo e da qui scendo e salgo. Mi raccomando, attiviamo addome e glutei. Pronti? Via! 1, 2, 3, le spalle sempre in apertura, non le portate verso il basso. Forza, mantieni la schiena piatta. Cerca di lavorare anche con il dorso. Vai, vai ancora giù, su. Giù, su, giù, allenamento molto efficace a livello funzionale e che diciamo porta ad un maggiore dispendio energetico, dispendio calorico. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, recupera. Adesso andiamo a divaricare le gambe come prima, punte in avanti, pesetti al centro, destra, su, sinistra, via, 1,
2, carico, su, carico, su, le spalle sempre in apertura, la schiena va leggermente più avanti in flessione perché deve consentire al bacino di scendere meglio in questa posizione. Vai, su, i gomiti sono sempre leggermente piegati, soprattutto se avete dai 2 kg in su. Vai, 15 secondi, dai che ci siamo, scendi, 6, 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, togliamo i pesetti per un attimo e andiamo con il cardio. Quindi da qui braccia aperte, vado a toccare ogni volta la punta opposta. 3, 2, 1, via, vai. Cerca di salire con la gamba distesa, non sono dei calci in avanti, ma dei calci dal basso verso l'alto. E ruota giusto, le braccia le mantengo distese e la mano tocca la punta del lato opposto, quindi controlaterale. Vai, op, 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 op. Non ti fermare, respira 15 secondi soltanto. Mantieni la schiena dritta. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop, ora riprendo i sedetti. E adesso andiamo ai bicipiti curl singolo. Questo, uno sale e l'altro scende. Con questa velocità, Via, vai, 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 vai. Ah, ok, cercate di portare i piedi sotto la linea delle anche, ok? Le ginocchia leggermente piegate e attivate bene l'addome, stringete bene i glutei. Ogni volta vedete che io ruoto il polso e porto il pesetto in direzione della spalla e ogni volta distendo completamente il braccio, non mantengo i gomiti vicini al busto, ma li distacco. Vai, oh, forza, solo 8 secondi, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Andiamo invece adesso ai tricipiti, quindi portiamo le braccia indietro e andiamo a molleggiare. Vedete che le braccia non arrivano fino a qui, ma rimangono su, via, vai, su, piccoli molleggi, fate lavorare il muscolo tricipite, su, 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 vai, vai, così, alleviti il pistrello, andate via, forza. Il peso non scende fino a giù, ma rimane lì, è solo una spinta verso l'alto e non dobbiamo mai scendere, ok, nella posizione con i pesetti vicino ai fianchi, ma rimangono dietro e in alto. Vai, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, recupera, sciogli un po' le spalle e le braccia e poi ricomincia con i tuoi bicipiti, questo, pronti, dai, 3 secondi, 3, 2, 1, via, vai, singolo, destra, sinistra, vai, op, op, forza, con i tuoi bicipiti possono sopportare un po' più di carico, quindi per la prossima volta magari mettete vicino a voi, se li possedete tutti i pesetti, anche da 3 kg, così magari gli esercizi che riuscite a fare con i 3 kg potete farli e cambiate in questo modo un po' diciamo il carico da un esercizio all'altro, anche perché i bicipiti sono forti, quindi li possiamo fare anche con
più carico, con maggiore carico. Vai, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Invece tricipiti, max 2 kg direi, e da qui andiamo a spingere, facciamo delle piccole spinte verso l'alto, ok? Pronti? 3, 2, 1, via! Vai, 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 vai! Manteniamo i pesetti alti, non li abbassiamo, vai! Spingi solo su, forza! Hop, hop, hop! Dai che ci siamo! Respira, concentrati e fai il tuo dovere. Da che lunedì abbiamo passato 2 giorni all'insegna del relax, no? 20 secondi finali, resisti, vai, 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 gli ultimi, vai, vai, 9 secondi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e stop, togli i pesetti e sciogli un po' le braccia, e adesso di nuovo cardio. Quindi andiamo con le braccia qui distese e andiamo a toccare una punta alla volta. Pronti? Via! Vai, rimani con la schiena dritta, mi raccomando, non flettere la schiena avanti, cerca di salire con le gambe. Vai, ruota un pochino il busto, lavora anche con l'addome. Vai. Forza, che si suda di meno adesso, siamo in autunno, c'è la temperatura adatta per allenarsi. 15 secondi, vai, vai, 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Perfetto, ottimo lavoro. Adesso andiamo a fare una bevuta e poi ritorniamo qui per il secondo circuito. Vi aspetto fra 30 secondi. Ok, ci siamo, andiamo a riprendere i nostri pesetti e cominciamo di nuovo dalle gambe, ok, oltre che dalle braccia, è un lavoro simultaneo. Ok, andiamo con il sumo squat e da qui pesetti in questa posizione, scendiamo e saliamo con i gomiti verso l'alto e vedete i pesetti a mento, via, on, su, 2, su, attenzione che nel sumo è la stessa cosa dello squat, quindi spingo il bacino indietro quando scendo e apro bene le spalle, vai, porta i pesetti qui sotto il mento e porta i gomiti in alto, vai, giù, su, giù, su, giù, su. Controlla che le ginocchia non superano la linea del piede. Vai, su, vai, su, vai, su, vai. Lavoriamo sui nostri deltoidi mentre andiamo a caricare anche un po' le gambe. Stop, recupera. Da qui andiamo con l'affondo indietro. Quindi portiamo piede destro indietro, no scusate, mi sono sbagliata io, ok, scusate, che rimambita, allora no, abbiamo gli stacchi stasera, scusate, da qui
Allora, da qui portiamo i piedi sotto le anche, ginocchia leggermente morbide, schiena piatta, apriamo bene le spalle e da qui scendo, salgo, scendo, salgo. Pronti? Via. Guardate bene la posizione. Qui l'importante è la schiena. Se è piatta dovreste sentire l'attivazione dietro dei femorali quando siete arrivati a metà della gamba con i pesetti. Ok, facciamo questi diciamo movimenti molto veloci. Non è uno squat, ma è la schiena che va avanti e le ginocchia rimangono ovviamente morbide e si piegano un po'. Vai, vai, stimolo la parte posteriore delle gambe e glutei. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Recupera e adesso vai con il sumo squat, quindi divarica le gambe, punte leggermente all'esterno, pesetti in questa posizione e andiamo giù e su con i gomiti. Via. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora giù, su, fai come se ci fosse una sediolina dietro di te, ti devi sedere e poi risalire, vai, punta il bacino dietro sulla sedia, 20 secondi, sali e scendi con i gomiti. Apri bene le spalle, respira. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, recupera. Adesso vai con ovviamente gli stacchi. Mi raccomando, non dobbiamo fare la gobbetta, altrimenti non sentiamo il lavoro delle gambe. 4, 3, apri le spalle, appiattisci, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, così, giù, su, apri bene le spalle, appiattisci il dorso, non dobbiamo andare in cifosi, piega, stendi le gambe un pochino, ma fletti soprattutto la schiena avanti. Ok, cerca di scendere con i pesetti a metà delle gambe. Ok, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Ok, poggiamo i nostri pesetti, andiamo in cardio, abbiamo la sforbiciata, quindi modalità numero 1. Una gamba alla volta indietro e le braccia su, modalità numero 2, saltello, via. Scegliete la vostra modalità e cominciate. La modalità numero 1 deve essere scelta da chi ha problemi alla schiena, alle ginocchia, oppure da chi non si allena, diciamo non ha una frequenza altissima dell'allenamento. Oppure può essere scelta come modalità recupero per chi saltella, meglio fare la prima modalità per riprendere un po' di ossigeno e non fermarsi. Vai, forza, solo pochi secondi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Andiamo a prendere i nostri pesetti se li possedete anche da 3 kg e di nuovo curl, questa volta insieme. Ok, le braccia, vedete il polso che ruota. Pronti? Via! Vai! 1, 2, 3, piedi sotto la linea delle anche, ginocchia morbide e attivate addome e glutei stretti. Aprite le spalle e cercate di distendere le braccia fino alla fine, controllate il movimento, non lasciate andare le braccia giù così, ok?
senza controllo. La muscolatura lavora fino alla fine e dobbiamo anche tutelare le articolazioni, quindi dobbiamo accompagnare il movimento dall'inizio alla fine. Vai, solo 8 secondi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Andiamo con i tricipiti di nuovo, da qui andremo con le braccia larghe a chiudere verso il centro, ok? Manteniamo sempre l'altezza delle braccia, pronti, 2, 1, via, apro, chiudo veloce, ta, 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 vai, vai, mantieni attivi i tuoi tricipiti, così, vai, vai, vai. Questa sera dedichiamo il nostro tempo a deltoidi, bicipiti e tricipiti per quanto riguarda la parte superiore del nostro corpo. Poi con gli squat e gli affondi di vario genere andiamo a lavorare ovviamente su tutta la muscolatura della gamba e della coscia. Vai, 10 secondi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, recupera, sciogli e vai di nuovo con il curl, quindi tutte e due le braccia insieme, pronti, 5, 4, 3, 2, 1, via, posizionati, la posizione è fondamentale, eh? Attenzione, vedo spesso che le ginocchia si distendono, e invece le ginocchia devono rimanere morbide e ci dobbiamo poggiare sulle gambe, non sulla zona lombare. Se manteniamo le ginocchia distese, la nostra lombare si inarca tantissimo e andiamo a caricare tutto il peso lì. Quindi impariamo anche a mantenere determinate posture, ok, a controllare il nostro corpo. Non dobbiamo muoverci così, senza senso, ma dobbiamo cominciare ad avere consapevolezza del nostro corpo per farlo lavorare in maniera efficace ed efficiente anche. E stop, recupera, sciogli un po' e vai con i tricipiti di nuovo. Da qui porto le braccia dietro, apro e chiudo al ritmo di musica. Pronti, 2, 1, via, apro. Apro, apro, vai, 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 ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora, vai, 1, questo è il ritmo, 3, 4, 5, 6, ne dobbiamo fare una cinquantina di questi, 50 secondi, ogni secondo 1, forza. Cercate di essere più veloci, eh? Siete voi e la vostra mente che comanda per migliorare la prestazione fisica. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Tolgo i piedetti e vado di nuovo con il cardio, sforbiciata. Numero 1. Cerchiamo di farlo anche questo in maniera dinamica, oppure saltello. 2, 1, via. L'ultimo sprint, cerchiamo di dare di più, diamo il massimo della velocità. Vai, 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 vai. Coordiniamo anche le braccia che ci danno una spinta. Vai, vai. Ottimo. Vai così Ilaria, vai così Barbie, non so se c'è qualcun altro, lo so che vi state impegnando, voi due, chi vi ferma? Vai, 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 9 secondi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ottimo lavoro direi, siamo state davvero tanto brave, andiamo a bere di nuovo e ritorniamo qui fra 30 secondi per dedicarci all'addome.
Ok, io intanto posiziono il tappetino. Abbasso un pochino la fotocamera che ho messo in altissimo. Ok, perfetto. Ok, siamo pronti. Francesca Montozzi ha fatto tardi. Ci si riscalda, attenzione se non ci facciamo male. Soprattutto con il freddo cercate di non arrivare nella fase centrale di massimo impegno muscolare perché ci si può fare male, soprattutto con il freddo, eh? Ok, andiamo giù, piedi a terra, da qui mani dietro la nuca, andiamo su, tocchiamo le nostre ginocchia e ritorniamo giù, ok? Pensate di più alla contrazione che alla velocità. Pronti? Siamo prontissimi con il nostro timer. 3, 2, 1, via. 1, tocco, ritorno, giù. 2, tocco, facciamo 4 tempi. Sali, tocca, ritorna con le mani dietro e scendi. Cerca di andare più su che puoi. Con le spalle chiudi il mento quando togli le mani dalla nuca. Vai. Sono 4 tempi. Su, chiudo e ritorno. Vai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, controlla tutto l'addome per tutto il percorso, eh? E stop, recupera. Adesso andiamo a sollevare subito le spalle, portiamo le mani sulle cosce e saliamo e scendiamo dalle ginocchia, oppure mani dietro la nuca, molleggio, via. Ovviamente se vi dà fastidio tanto il collo, portate le mani dietro la nuca, ma se riuscite a salire molto con le spalle dovreste non avvertire tutto questo dolore, una leggera tensione ci sta, anche io la sento una leggera tensione perché ovviamente si attiva un pochino la muscolatura del collo, ma se voi riuscite a mantenere questa altezza, ad andare solo più su, vedrete che il dolore sarà inferiore. Vai. 10 secondi, scivola, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, tutto qui lo sento, eh? Ok, ritorniamo al primo esercizio, quindi mani dietro la nuca, da qui andiamo 1, salgo, 2, tocco, 3, ritorno con le mani dietro la nuca e scendo, via. 1, 2, 3, giù, 1, 2, 3, giù, 1, 2, 3, giù, 1, tocco le ginocchia, non faccio la curva, 1, 2, 3, vai, su, non le cosce ma le ginocchia, vai, su, spingi di più, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ancora, 1, 2, 3, giù, 1, 2, 3, giù, gli ultimi secondi, vai, sali di più, riscaldiamo bene questo addome, stop, andiamo adesso con o molleggio con le mani dietro la nuca, sali e molleggia solo verso l'alto, oppure mani sulle cosce, andiamo a spingere in alto verso le ginocchia, scivoliamo, via, scivoliamo con le mani, vai. Ovviamente se voi cercate di non scendere troppo con le spalle ogni volta, riuscite a mantenere di più il collo in chiusura, il mento in chiusura, senza forzare il collo, guardate bene tra le vostre cosce e continuate, vai, vai. Senti tutto il lavoro
il tuo addome deve stringersi. Vai, vai. 15 secondi e ci siamo, dai, dai, non mollare. Oh, oh, oh. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Ottimo lavoro. Ok, adesso gambe a 90, andiamo su in crunch. Numero 1, numero 2, chiudo i gomiti alle ginocchia, numero 3, riapro, numero 4, scendo giù a terra. Via, 1, 2, 3, scendo, 1, 2, 3, cerco di toccare le ginocchia con i gomiti, 1, 2, 3, scendo, 1, 2, 3, scendo, 1, 2, 3, scendo, 1, chiudo, apro, scendo, 1, 2, 3, vai, vai, 4 tempi, brandisci bene tutti e 4 i momenti dell'esercizio, 3, 2, 1, stop, recupera. E adesso, sempre con le gambe in alto, andiamo su con le spalle, chiudiamo il mento e andiamo a toccare la caviglia in questo modo. Oppure mani dietro la nuca, fletto. Via. Vai, 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 vai. Vado un pochino in flessione, mantengo le gambe su, cerco di resistere. Vai, vai. Vai, 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 vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora. 1, chiudi il mento. Se hai le mani dietro la nuca non serve, ma se non hai le mani dietro la nuca, guarda tra le cosce. Vai, 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 vai. 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, recupera, sciogli un pochino le gambe e poi ripetiamo il primo esercizio, quindi salgo con le spalle su, chiudo i gomiti alle ginocchia, ritorno in apertura e scendo, via, 1, 2, 3 e scendo, 1, 2, 3 e scendo, praticamente numero 1 e numero 3 è la stessa cosa. Quindi non scendere subito, ma ritorna alla stessa altezza. Vai. Ancora. 1, chiudi, apri, scendi. 2, chiudi, apri, scendi. 3, chiudi, apri, scendi. 4. Ancora. 5. 6. 7 e stop, recupera, sciogli e poi sempre gambe a 90, andiamo su con le spalle o in flessione con le mani dietro la nuca o andiamo a toccare le caviglie, via, dai che è l'ultimo sprint, vai, 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 ancora. 1, 2, 3, chiudi il mento avanti e guarda tra le cosce, vai, hop, 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 ancora, vai, vai ancora, hop, 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 20 secondi finali, resisti, dai che ci siamo, sono 10 secondi, dai, dai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Stop, recupera. E adesso distendi le braccia e le gambe, rilassati e dedicati allo stretching. Fase importantissima dell'allenamento, dove ritorniamo ovviamente al nostro
stato iniziale, sia per quanto riguarda il corpo, sia per quanto riguarda la mente. Da qui porto le gambe al petto e poi distendo tutte e due le gambe su e faccio questi movimenti di flesso estensione delle caviglie, che è, come dico sempre, è un esercizio sia per rilassare tutta la muscolatura posteriore ma anche per favorire la circolazione sanguigna. Quindi facciamolo, che fa benissimo. E da qui divario con le gambe, porto le mani all'interno e cerco di rilassare un pochino gli adduttori, che hanno lavorato principalmente con il sumo squat e con la sfondo laterale. E ritorno con le gambe al petto e adesso distendo le braccia lateralmente, porto le gambe a destra e lo sguardo a sinistra. Le ginocchia devono essere vicine alla pancia. E da qui distendo la gamba che sta sopra lateralmente, la gamba che sta sotto verso il basso, formando una L. E ritorno e cambio dall'altra parte, quindi ginocchia a sinistra, sguardo a destra. E quando sono pronta o pronto, gamba che sta sopra si distende lateralmente, la gamba che sta sotto si distende verso il basso e formo una L. Così andiamo ad allungare tutta la catena laterale, quindi la muscolatura dell'anca, la muscolatura del dorso e la muscolatura della spalla. Soprattutto il piccolo pettorale che sta qui. Ok, da qui ruoto e quindi esco dalla posizione, mi porto con le gambe distese, appiattisco bene la schiena, apro le spalle, cerco di allungarmi verso l'alto senza sollevare le spalle rimangono lontane dalle orecchie. Sollevo come se volessi andare a toccare il soffitto e faccio tre grandi respiri. Uno, prendo aria e mando l'aria fuori profondamente. Due, appiattisci sempre di più la schiena. E tre, e scendo giù a toccare le punte o le gambe, rilasso la cervicale. Ritorno da qui, vado ad incrociare le gambe, poggio sempre in postura, mi raccomando, poggio la mano a terra e senza chiudere le spalle cerco di distendere bene tutta questa zona del dorso portando il braccio verso l'alto e poi cambio con molta scioltezza e facciamo questo movimento a destra e poi a sinistra. Vai ancora. E da qui ruoto a destra, porto una mano indietro, l'altra sul ginocchio, guardo indietro.
e cambio dall'altra parte. E da qui piano piano cerco di andare avanti con le mani e giù con la testa. Mi porto sulle ginocchia, mi porto sui piedi e srotolo la schiena. Faccio un bel respiro, un bel respiro e rilasso completamente le braccia in questo modo. E stop, abbiamo concluso questa lezione di Total Body, che è la prima della settimana. E noi ci rivediamo domani mattina alle ore 8 con ABS, quindi continueremo il nostro lavoro sull'addome. Mi raccomando, partecipate in diretta oppure fatelo in differita. L'addome è molto importante per il benessere della nostra schiena, oltre ad essere anche bello da mostrare se diventa un bel addome. E poi il postural fit di domani, che sarebbe stato alle 9, verrà spostato, come vi ho scritto in precedenza, a sabato alle ore 9. Ok, quindi ci sono stati un po' di spostamenti delle attività, vi ho mandato un post, andate a leggerlo. Quindi sabato, domenica staremo in compagnia del nostro fitness. Grazie mille a tutti voi e noi ci salutiamo e ci vediamo domani. Anzi, mi vedete domani. Ciao Ila, ciao Barbara, ciao Fra, ciao a tutti quelli che ci sono. Ciao!